Onori ai caduti. Onori ai caduti! L'anno 2024, il giorno 6 del mese di settembre in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ai sensi dell'articolo 93 della Costituzione, presta giuramento il signor Alessandro Giuli, Ministro della Cultura. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Del giuramento del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, prestato oggi 6 settembre 24 in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, è stato redatto distinto verbale, firmato dal giurante, dal Presidente della Repubblica e dai testimoni. Tra i temi della politica italiana di questa estate c'è anche lo Ius Scholae, che lega l'acquisizione della cittadinanza al compimento di un ciclo di studi. Il testo di riforma della legge sulla cittadinanza, risalente a marzo 2018 e arenatosi alla Camera a giugno 2022 in seguito al cambio di governo, prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana per i minorenni stranieri nati in Italia o arrivati prima del compimento dei 12 anni che abbiano risieduto legalmente e senza interruzioni nel paese e che abbiano frequentato regolarmente almeno 5 anni di studio in uno o più cicli scolastici. Euronews, la storia di Amin Nur, fondatore di Nibi, Neri Italiani, Black Italians.
Avendo lavorato sempre in regola, pagando le tasse, da sempre mi ritrovo a essere straniero a casa mia fondamentalmente, perché poi, come dico spesso, dell'Africa a me mi è rimasto il colore, perché non sono mai sceso giù in Somalia. Non la... Alla fine è come se ti tagliassero una gamba, non so come dire, cioè sei limitato in tutto, cioè, poi fondamentalmente essere italiani è un qualcosa di, no, che ti senti dentro, di cui sei orgoglioso, fiero. E, cioè io ho fatto per anni karate, era una promessa del karate, ma non potevo partecipare a livello nazionale come i miei compagni. Cosa prevede la legge italiana del 1992? Noi in Italia abbiamo una legge vecchia e superata che ha più di 30 anni, che era pensata per un paese di emigranti, cioè questa è una legge che va a tutelare soprattutto i figli e i nipoti dei tanti italiani che andavano a vivere per lavoro all'estero. Il paese in questi anni è profondamente cambiato, quindi è cambiato nei fatti, è cambiato nelle scuole, è cambiato nelle comunità, bisogna che la legge si aggiorni. Tra i partiti al governo che si oppongono, la Lega. Del centrodestra è scritto nell'agenda del governo, due partiti su tre dicono e ricordano a Forza Italia che questo non è stato un tema condiviso. Possiamo parlarne, ne parliamo da un mese, ne parliamo da quest'estate, però io dubito che sarà un tema inserito nell'agenda parlamentare. Dalle forze di opposizione certamente, non penso dai partiti che compongono la maggioranza di questo governo, a meno che qualcuno non si voglia porre al di fuori del programma elettorale per cui gli italiani ci hanno votato. Tra i sostenitori dello Ius Scholae, il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. È arrivata la seconda vittoria per l'Italia in Nations League, che lunedì sera ha battuto Israele 2-1 a Budapest dopo il match d'esordio contro la Francia. Per motivi di sicurezza, la nazionale israeliana è costretta a giocare le partite in casa in uno stadio neutro, questa volta in Ungheria. I tifosi hanno sfidato la pioggia per assistere alla partita. We want a peace. We are the Jewish. We don't like a war. Fight and shoot. We want to live in my our country and together. I know one of the players of the national team and his friend died in the war. So it affects on everyone because Israel is a small country and we're all together and we all suffer together. But we hope that we'll have something to like for it, to joy or like things that to be happy about. So this is the soccer, this is football. This match we must watch. LL Israel. Okay? The son of my sister in the 7th of October is supposed to be in Gaza, in the same place that the terrorists came and killed all the soldiers in the base. And every place to Durante l'inno israeliano, un gruppo di circa 50 tifosi italiani dei 400 presenti allo stadio si è voltato di spalle. Il gesto è interpretabile come una presa di posizione a favore della causa palestinese. Le previsioni meteo di Globus Television per mercoledì 11 settembre 2024. La pressione stabile sulla regione. Giornata contraddistinta da condizioni di bel tempo. Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature massime fino a 32 gradi, valori notturni in diminuzione. Venti deboli variabili. Mari, Mar Tirreno molto mosso, Mare Ionio mosso, Stretto di Sicilia agitato.